Dopo un'attesa lunga 8 anni, alla fine la Ragusa è riuscita a tornare in Serie D. È bastato un gol di Fontana nel finale del derby col Modica per dare la certezza aritmetica della promozione e spegnere ogni residua velleità del Messina. Una stagione trionfale, quella della formazione di Rigoli, rimasta ancora imbattuta con 72 reti all'attivo e appena 10 subiti. Una squadra di caratura superiore rispetto all'otto delle concorrenti, col solo Messina appunto unico vero credibile antagonista. Ieri si è giocato anche il derby del Lipparino, che ha sorriso al comiso mentre il Vittoria ha dovuto subire l'ennesima umiliazione di una stagione da dimenticare. La formazione di Borgese aveva più stimoli dei biancorossi perché lotta per evitare i play-out, mentre l'11 di Campanella è sceso in campo per onorare l'impegno, non avendo come noto nulla da chiedere alla stagione. E infatti in campo si è visto una squadra, il Comiso, che aveva fame e voglia di lottare e giocare, e dall'alto un Vittoria senza nerbo, tensione agonistica e concentrazione. Tutte qualità senza le quali si è destinati a fare brutte figure, cosa che è puntualmente avvenuta. E a poco sono serviti gli ultimi 10 minuti della partita, quando cioè il Vittoria ha dato segni di vita, grazie soprattutto all'innesto di Lo Giudice. Per il resto una prestazione specchio fedele di un campionato tormentato e che domenica, per fortuna dei biancorossi, scriverà la sua ultima pagina. Posta dei pantaloncini. Chiaramonte fiondata nella zona di Crisafulli, che riesce ad evitare il fallo laterale, poi un secco dribbling, pallone verso Di Franco, il tiro e blocca a terra Annese. Mascara e Angelica. Batte Montalto direttamente quasi in porta, campanile, deve uscire Annese in presa e blocca poi con le mani. Adesso fa l'ala, come spesso gli capita, poi Tumino che prova a lanciare ancora, Boemia c'è D'Agosta al limite, non ci arriva Patti, poi arriva Mascara da buonissima posizione, sembrava gol, recupera palla Mascara, esterno verso D'Agosta, chiama Barco, prova ad entrare in aria, serve il piazzamento dei compagni, cross e Alonso in bello stile, blocca a terra, Giallongo, scambio con Gurrieri, che si annulla, avvicina pericolosamente in aria, poi Tumino, D'Agosta e il gol di D'Agosta, che castiga la tattica, o meglio l'atteggiamento rinunciatario di un Vittoria che ancora non è entrato in campo. Fuori a Crisafulli, un po' scoperta la difesa del Comiso adesso, quindi Di Franco, serie di finte, il tiro, ma è centrale, occhio perché è fiacco, nessun problema per Annese. E dunque calcio di punizione, ma l'arbitro dice che può bastare così. Allora primo tempo con le squadre al riposo, Comiso 1 Vittoria 0, il gol di D'Agosta al 20° con i verdarancini in vantaggio per 1-0, gol di D'Agosta al 20° Panella assolutamente senza idee, con pochi stimoli e insomma il quadro, come abbiamo detto in cronaca di commento, dell'attuale stagione vissuta. Intanto c'è il tiro e il gol subito al secondo minuto del Comiso, che raddoppia in una difesa di belle statuine. Gol del Comiso, adesso abbracciato gol di Tumino, e sperare che anche questo derby molto annacquato, anzi parecchio annacquato, finisca al più presto. Di Franco, segnali di squillo, segnali di vita anche da Di Franco, praticamente inesistente, ma come era già effettuato da Tumino, lo scambio con Boemia che va alla conclusione, e pallone che sfiora la traversa dall'illusione ottica del gol, pallone che poi è sceso all'improvviso. Il rilancio nella zona di Maniscalco, che dà via libera però a D'Agosta, che entra in aria, prende la mira, il tiro, pallone che si perde di un soffio, croce dei pali, ancora ingenuità della difesa del Vittoria. Poi arriva anche Montalto che sistema meglio il pallone, ed è proprio Montalto, pallone, c'è un confetto per Annese che poi con le mani serve Boemia, pallone laterale, Di Franco in aria, Annese dice no alla conclusione di Di Franco che sembrava indirizzata in rete. Calcio di punizione, Mascara, Gurrieri, i due compari, il tiro, Alonso vola e devia in calcio d'angolo, tutto molto bello, Piso che controlla, Vittoria assolutamente
incapace e impotente. Adesso c'è intanto Montalto e c'è il miracolo di Annese in due tempi, avrebbe potuto accorciare le distanze. Lo giudice largo verso Montalto, colpo di tacco, prova a sterzare, tiro, bocca a Annese. Dice Patti, palla no, era un esterno, ha servito di Franco, serve di rimpalli con i piedi Arnese, quindi Patti, colpo di tacco che non va, ma c'è il fallo su Patti, allora calcio di punizione. Un giocatore, due giocatori del Vittoria in barriera, Di Franco tra i fischi del pubblico, e Annese con la mano di rientro vola e devia in calcio d'angolo. Di Franco ci prova ancora, solo giudice, buona l'imbucata Annese e stavolta va a segno lo giudice al 38esimo, 2-1. Chissà che, uno dice, va. Accorcia le distanze il Città di Vittoria con il giovane Luce. Ancora Gurrieri. Serie di finte. Veronica entra in aria, il tiro. Pal traversa. Avrebbe chiuso il comiso il Conti, ma ancora Tumino, ancora in aria. D'Agosta per il 3-1 e adesso la partita sì che è chiusa. 44esimo. Doppietta personale dunque per D'Agosta. Salvezza del comiso, scatta Patti, l'ultimo a non arrendersi, sbatte contro il muro De Verderancio e poi Di Franco e manca clamorosamente il gol del 2-3, lui che da quella posizione anche ad occhi chiusi avrebbe segnato. Saracino butta in mezzo, Patti che fa l'attaccante, non è in mezzo, Annese ancora con i piedi. Va bene così, finisce questo derby che non passerà alla storia, agli annali. 3-1 Comiso, D'Agosta al 20esimo, poi nel secondo tempo il 2-0 di Tumino al secondo. Lo giudice che illude il Vittoria al 38esimo e poi D'Agosta per una doppietta chiude tutto al 44esimo. Vittoria più che meritata contro un Vittoria in chiara difficoltà, come è stata un po' tutta la stagione della formazione di Campanella. Finale a Comiso, Comiso batte Vittoria 3-1, a risentirci per le prossime occasioni.